Piove sul bagnato, dopo Ryanair abbandona lo scalo abruzzese anche all'Italia. Dal 29 marzo verranno sospesi i voli da Pescara a Roma, i biglietti quindi non sono più in vendita. La decisione, si legge in una nota della Saga, società che gestisce l'aeroporto Liberi, fa seguito ad un breve confronto avvenuto nell'ultima settimana relativo alle performance del volo ad un anno dal suo avvio. All'Italia in sintesi lamenta la consistente perdita economica che renderebbe insostenibile il mantenimento dei voli, nonostante le proposte di incentivazione e di sostegno all'avviamento che Saga ha presentato dall'Italia al fine di individuare soluzioni commerciali per evitare la soppressione dei voli. La rotta era stata avviata dall'Italia con l'ottica di incrementare l'alimentazione del proprio hub di Fiumicino, che oggi rappresenta il suo obiettivo strategico principale. Le naturali perdite che si determinano in fase di start-up sulla rotta sono state evidentemente ritenute troppo elevate rispetto al fatturato complessivo conseguito, sostiene Saga, che resta perplessa per la decisione di Alitalia, per il limitato orizzonte temporale concesso all'avvio dell'investimento dei voli su Pescara, e annuncia che comunque continuerà l'azione commerciale già in corso per la ricerca di altri vettori interessati ad investire sull'aeroporto, ora anche al fine di ricercare nuove modalità di servizio verso almeno un primario hub europeo. Gli aerei presenti a Pescara sarebbero già stati dirottati sulle rotte di Ancona e Trieste, dove sono venuti meno i collegamenti con i due ATR della Mistral Air.